L'arte fa il giro del mondo a Venezia, dove si è aperta la 55esima edizione della Biennale. Chiusa la cerimonia della consegna dei premi che ha caratterizzato il sabato inaugurale, è ora il momento di esplorare fino al 24 novembre le opere degli artisti presenti principalmente tra i giardini e l'arsenale. In tempi di crisi l'ossessione del denaro non risparmia l'esposizione, con la pioggia di monete che cade sui visitatori del padiglione russo. Titolo scelto per la mostra quest'anno è il Palazzo Enciclopedico, museo temporaneo della cultura visiva umana, ispirato all'artista autodidatta italo-americano Marina Auriti. Oltre 150 gli artisti presenti in Laguna, con molti paesi rappresentati per la prima volta. Prima volta anche per il Vaticano, che con la mostra in principio punta a riaprire un dialogo troppo a lungo interrotto, come ha sottolineato il cardinale Ravasi, tra fede e arte, a Venezia presente nelle sue innumerevoli forme.